onorevoli membri del Governo, onorevoli colleghi, la mia dichiarazione sarà un breve intervento tecnico che però si riaggancia al concetto espresso con una certa concitazione in questo momento dai banchi dell'opposizione, la giusta esigenza di evitare gli errori del passato. Vi parlerò di qualche numero, anzi di percentuali, 40,9, 5,7, 31,9, 6,7. Cosa sono queste percentuali? Sono il riassunto della parabola politica dei due estensori della cortese lettera che il 5 ottobre scorso è stata ricevuta dal nostro governo. Una parabola politica sulla quale domando la vostra riflessione costruttiva. 40,9 è la percentuale che fu raggiunta dal Partito Socialista francese al secondo turno delle legislative del 2012. Pierre Moscovici divenne ministro dell'economia e delle finanze e, visto che ci interessano tanto le percentuali, dal 2012 al 2014 mantenne quella carica facendo in media il 4,3% di deficit. Poi andò a fare il commissario per gli affari economici dell'Unione Europea, ma due anni dopo, nel 2016, il deficit francese era ancora al 3,4%. Qualche giornalista in qualche conferenza stampa chiese a Jean-Claude Juncker come mai le cose andassero così. E bisogna ricordare la risposta di Juncker quando si accusano i ministri del nostro governo di non mostrare sufficiente spirito europeista. Bisogna ricordare che Juncker rispose: la Francia fa il 3,4, lo può fare perché è la Francia. E queste parole, legittimando l'idea che esistano figli e figliastri, fanno molto più male al progetto europeo di qualsiasi giusta rivendicazione del nostro governo. Ma ci vengono date delle pillole di fondamentali macroeconomici, ci viene detto però loro hanno meno debito pubblico. Ha fatto benissimo il nostro capogruppo prima a ricordare che il debito pubblico non è l'unico elemento di giudizio di un sistema economico. Esiste per esempio anche il debito estero. Parliamo del debito pubblico. Dal 2007 al 2018 quello francese è aumentato di 32 punti. Quello italiano di soli 30. Parliamo del debito estero. La posizione debitoria netta francese è peggiorata di circa 20 punti e la nostra è migliorata di circa 20 punti nello stesso lasso di tempo. Quindi, come dire, io non riporrei troppe speranze nel fatto che la Francia possa restare un esempio virtuoso a lungo. E adesso vi parlo del 31,9. Avrete capito dove voglio arrivare andare a parare. Il 31,9 è la percentuale che il partito Lettone Unità raggiunse alle politiche del 2010. Primo ministro Valdis Dombrovskis, eletto poco fa, un anno prima, nel 2009. Alle ultime elezioni questo partito ha fatto il 6,7. Come spieghiamo questo tonfo? Beh, Dombrovskis, non essendo la Francia, non poteva permettersi di non fare austerità. L'ha fatta! E qui arriva subito il Pierino della macroeconomia che dice ma in Lettonia la disoccupazione è scesa dal 19 all'11%. E d'accordo, allora vi spiego anche come è successo. La diminuzione c'è stata perché in un paese che riceve circa il 2% del suo PIL di sussidi dall'Unione Europea, il 10% della popolazione in età lavorativa è emigrata, ha esportato quindi lavoratori e anche tensioni macroeconomiche in altri paesi. Questo ve lo dico, diciamo, pro veritate, non con spirito di rivalsa, ma per riflettere su qual è il modello al quale, diciamo così, ci viene chiesto di conformarci. Ci dovremmo ricordare tutti, d'accordo, che la gente dà buoni consigli quando non può più dare il cattivo esempio, e i due firmatari della lettera al ministro Tria, a casa loro il cattivo esempio non lo potranno dare più. E questo è solo per dire che se noi siamo barbari, come ci chiama il Financial Times, che ringraziamo per la sua attenzione, non è perché in Italia ci sia stata un'epidemia di populismo, è solo perché la democrazia funziona e i cittadini italiani sono stanchi di ascoltare le lezioncine di chi ha impersonato un modello di unione fallimentare. Questo modello a noi, collega Malpezzi, non piace. Lo contestiamo, vogliamo cambiarlo, perché in tutta evidenza ha aumentato la conflittualità sociale e anche quella internazionale in Europa. E lo ha fatto perché è viziato da un'ipocrisia di fondo, dalla quale dovremmo finalmente liberarci. Quella che consente di spacciare come scelte tecniche quelle che in fondo sono delle decisioni politiche.
come ha molto opportunamente ricordato prima in discussione generale il collega Tosato. Allora, chi ci richiama al rispetto delle regole dovrebbe però, per onestà intellettuale, ricordare quante volte nel breve percorso, diciamo, dell'Unione Europea queste regole sono state applicate ai nemici e interpretate o riscritte per gli amici, come quando la Germania violò, cosa che il collega Renzi aveva ricordato in altri tempi, la regola del 3%, e questa regola venne subito, come dire, corroborata con una serie di scappatoie: ma sì, però i tedeschi hanno fatto le riforme, insomma, quindi possono fare come gli pare. Ci accusate di aver scritto un libro dei sogni, ma poi vi inchinate di fronte a un feticcio totalmente arbitrario e contestato da una parte della comunità scientifica, che è il prodotto potenziale, cioè che cosa sarebbe il PIL, il sogno di un PIL in un mondo in cui tutti lavorassero. Cosa che però non possono fare perché gli viene impedita esattamente da quelle regole basate sul concetto di PIL potenziale e di output gap. E questo, se permettete, è un paradosso sgradevole. Quindi fa bene, fa benissimo il Ministro a ricordare a pagina 47 del DEF come, cito, la persistente debolezza delle condizioni cicliche del nostro Paese non sia adeguatamente colta dalle stime prodotte dalla metodologia ufficiale per la stima del prodotto potenziale. Questo, secondo me, è il passaggio più importante di tutto il documento, perché questo apre il vero dibattito sulle regole. E voglio dire, per onestà intellettuale, almeno ci provo, che su questa strada si era avviato anche il ministro Padoan, e gliene va dato atto, gli ho dato atto di questo in commissione, glielo do in aula. Però a Padoan è mancata una cosa, è mancato il coraggio di disobbedire a regole assurde. Secondo noi questo DEF è la manovra corretta da fare ora, sia in termini congiunturali che in termini strutturali. Poco meno di 4 mesi fa vi ricordavo che il ciclo economico espansivo in corso negli Stati Uniti risultava essere il secondo più lungo nella storia del dopoguerra. E ieri abbiamo visto qualche scricchiolio. Ricordavo anche le difficoltà nelle quali incorrevano alcuni nostri partner europei. E 2 giorni fa la Reuters si stupiva del fatto che l'economia tedesca inanella un crollo della produzione industriale dietro l'altro. Non ci vuole molto a capire che un modello fallimentare non è un gioco a somma zero, è un gioco a somma negativa. È per questo che chi è realmente animato da uno spirito di genuina e positiva, costruttiva fratellanza europea deve contestarlo. In queste condizioni noi non possiamo più contare sul tiro della domanda estera e dobbiamo essere pronti a contrastare gli effetti di shock finanziari che rischiano di arrivare dall'altra parte dell'oceano o dai mercati emergenti. A questo scopo occorre rilanciare la domanda interna, ed è precisamente questa la filosofia del DEF, che viene messa in opera in primo luogo con le misure di sostegno dei redditi e degli investimenti e con l'alleggerimento della pressione fiscale. Ma soprattutto questo DEF è un gesto di disobbedienza civile. Respingere manovre recessive nelle condizioni attuali ci aiuterà a promuovere un dibattito sul significato della nostra convivenza in Europa, esattamente come fermare una certa nave quest'estate, oltre a salvare un discreto quantitativo di vite umane non più incentivate a mettersi a rischio, ha promosso un dibattito sulla comune gestione dei nostri confini e dei flussi migratori. Fate terminare, per cortesia, non si interrompe. Per questo motivo, a questo programma andrà il convinto voto favorevole del gruppo Lega, Salvini Premier, Staz. Ha chiesto di parlare.